Ben ritrovati a linea diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Siamo con la dottoressa Edy Marrucchi, psichiatra e psicoterapeuta. Parliamo di disturbi alimentari e di disagi psicologici. Stavamo rispondendo prima che una telespettatrice ci chiamasse da Firenze alla domanda di Lucia, che soffre di bulimia da molti anni, soprattutto quando va in crisi la sua relazione con il suo fidanzato. Tanto per riassumere e rispondere. Sì, ecco, partirei proprio da un esempio molto semplice che sentiamo sempre dire, che tutti abbiano sentito dire, no? Quello come si usa dire proprio che nessuno è perfetto. Che cosa significa? Che comunque ognuno di noi manca di qualcosa e ognuno di noi tenta di sopperire a questa mancanza. Ognuno a suo modo, con un oggetto, in questo senso parlo di oggetto da un punto di vista prettamente psicologico, psicoanalitico. Cosa ci mostra Lucia? Ci mostra che questo oggetto che dovrebbe rispondere a questa mancanza si può incontrare su un piano di relazione e quindi dare forma a quello che è l'amore, no? La situazione dell'amore. E quindi io cosa dico? Dico mi manchi, manco di te, senza di te mi sento incompleto, ho bisogno di te per sentirmi felice. Questo oggetto però può rimanere anche imprigionato in un circuito proprio di tipo autistico, no? Quindi incarnarsi in un oggetto. E lì dove non arriva il segno della presenza dell'amore dell'altro, arriva l'oggetto. Quindi che cosa fa in realtà Lucia? Tenta continuamente di otturare questa mancanza, di riempire in maniera illusoria, fantasmaticamente con questo oggetto cibo, questo vuoto che sente, questa mancanza. Il punto è che qual è il rischio? Il rischio è che non si scenda mai da questa giostra e che questa girandola in realtà continui. Perché? Perché è un po' come se non ha focalizzato bene quale può essere la soluzione. In che senso? Non è otturando, non è, il tentativo non è quello di otturare per forza questa mancanza, ma di fare i conti col fatto che il partner può non essere completo, può deludere, quindi sembra quasi che ci sia una difficoltà da parte di Lucia nel gestire questa presenza e questa assenza, no? Che probabilmente è dovuta al suo tipo alla sua personale storia, quindi magari la relazione con la madre, col padre, ora questo andrebbe capito meglio. Quindi l'opportunità di simbolizzare meglio questa presenza e questa assenza e non cercare sempre di otturarla, perché in qualche modo cosa sembra? Sembra che da un lato arrivi la bulimia per medicare questa ferita d'amore, dall'altro lato che sia l'amore invece un tentativo per guarire dalla bulimia, ma questo è un gioco illusorio, quindi occorre farsi carico di Allora, questo. ci scrive Sara di Arezzo, una mamma, ci chiede se esiste una cura per l'obesità infantile e si guarisce. Ora, lei è anche presidente dell'associazione Girotondo Intorno al Sogno, mi sembra che voi vi occupate anche insieme alla Lilti, alla Coldiretti, se non sbaglio, proprio di queste problematiche legate al cibo sano, all'obesità infantile. Sì, ci sono anche con Banda Piccoli Chef, facciamo molta prevenzione anche rispetto È aumentato all'alimentazione. tantissimo il problema È un problema dell'obesità. che, Prima si sì, pensava che solo i bambini americani esatto. fossero Invece ora i dati sono veramente allarmanti allarmanti. perché c'è una diffusione quasi epidemica e al di là che, cioè, prima bisogna chiarire che non ci siano cause, no, mediche, organiche, come abbiamo visto anche prima. Escluse queste cause, quello che sappiamo è che l'obesità, il sovrappeso, deriva da molti fattori che possono essere quelli genetici, però possono essere anche fattori proprio strettamente culturali, strettamente legati proprio allo stile di vita che la famiglia ha, quindi anche emotivi, psicologici. E quello che vediamo noi, che riscontriamo continuamente, è che non basta applicare una dieta ipocalorica. Anzi, quello che invitiamo noi a fare i genitori è di mettersi nell'ottica che un bambino in sovrappeso non deve perdere peso, non è che deve diminuire di peso, ma deve semplicemente rallentare la velocità con cui prende peso. L'aumento ponderale deve rallentare, quindi restare più o meno stabile mentre il bambino cresce. Per fare questo, che cosa faccio?
che cosa è importante fare, e da questo punto di vista anche il Girotondo è impegnato sul territorio, appunto con Coldiretti, con l'ILT, con Donne Impresa, con Bando Piccoli Chef. Quello che noi tentiamo di fare è proprio di far passare il messaggio del poter mangiare bene come quantità, qualità, ma anche di creare quel giusto clima all'interno del quale l'oggetto cibo, come dicevamo, non diviene quell'oggetto tramite il quale ci sono delle logiche sbagliate. Ad esempio, se non finisci di mangiare tutto, non vai alle macchinine, oppure no, qualsiasi altra cosa di questo tipo, perché ad esempio se si focalizzano i genitori sull'aspetto del cibo per un bambino in sovrappeso o obeso, che cosa succede? Che intanto questo bambino capisce che i genitori sono molto attenti più che a lui alla questione del cibo, e quindi lo utilizzerà come scambio, no, rispetto a un messaggio che magari non riesce a formulare verbalmente. Ma poi può essere anche che si viva un senso di fallimento, di disagio, di non riuscire a essere all'altezza della richiesta dei genitori, e quindi ancora di più andare a compensare questa frustrazione mangiando. E quello che si riscontra in tanti bambini in sovrappeso è che fanno fatica proprio a riconoscere il senso di fame fisiologico dalla fame nervosa, quindi dalla necessità di mangiare per veramente mettersi in movimento. Quindi è importantissimo che i genitori capiscano che se vogliono che il bambino non sia più in sovrappeso, oppure non diventi in sovrappeso obeso, il lavoro lo devono fare loro, non i bambini. Sono chiamati loro a fare questo tipo di lavoro. Allora, Luigi, sempre da Firenze, ci scrive: da quando ho cambiato lavoro, soffro spesso di colite. Può essere un fatto psicologico? Beh, direi di sì. Io premetto sempre che dobbiamo escludere ogni causa organica, quindi ecco, di fare tutti gli accertamenti necessari. Okay. Ma nel momento in cui si capisce che non ci sono motivazioni legate a questioni organiche, a quel punto sì, la colite è una di quelle patologie che meglio mostra come quello che non può essere verbalmente espresso prende la via della somatizzazione del corpo. Quindi qualche vissuto che in qualche modo è tossico, no? Per l'equilibrio psichico di questo soggetto, non riesce a prendere forma, ad arrivare alla coscienza, quindi essere elaborato, e viene somatizzato, come si dice, e quindi prende la via del corpo, deve essere evacuato. Quindi mostra molto bene la colite nervosa, proprio lo mostra bene come questo oggetto cattivo non deve essere espulso dal corpo, perché comunque intossica. E probabilmente, visto che lo lega al momento in cui ha cambiato lavoro, è possibile che questo cambiamento abbia toccato qualche corda che ha rotto degli equilibri suoi emotivi, psichici, e che questo equilibrio non si riesce a ritrovare, e che quindi probabilmente deve valutare bene questo. Sì. Allora, mi chiamo Chiara, vivo ad Arezzo, mia figlia è in cura per anoressia, la psicologa ha chiesto di incontrare anche il fratello, diversamente da quanto credessi lui ha accettato di buon grado. Crede che sia opportuno, e soprattutto perché? Beh, credo di sì, perché comunque anche i fratelli, le sorelle fanno parte della famiglia, quindi sicuramente sono coinvolti nella formazione di questo sintomo. E quello che noi riscontriamo è che spesso e volentieri sono proprio loro a chiedere di poter venire a fare un colloquio. Perché? Perché spesso sono stanchi di sopportare tutte in questa situazione di tensione, di conflitto che vivono all'interno della famiglia. Poi spesso cosa succede? Che si sentono anche trascurati dai genitori, perché i genitori magari in quel momento sono rapiti dalla problematica della figlia, quindi in qualche modo vengono lasciati un po' cadere gli altri figli, no? L'altro figlio. E quello che accade a volte è che vengono proprio presi di mira dalla ragazza che soffre di anoressia, e che quindi si trovano fra due fuochi, no? Quindi da un lato magari la famiglia che dice bisogna fare così, viene chiesto loro spesso di essere buoni, essere pazienti, non fare arrabbiare la sorella, non essere aggressivo, no? Non essere aggressiva, però dall'altro lato non viene dato un supporto da parte della famiglia, come se non avessi, no, te non hai bisogno, cioè ora c'è un problema più grande. E a volte si trovano proprio tra due fuochi, perché da un lato vengono ricattati, succede molto spesso questo,
magari dalla sorella, no? Che dice: se non dici, se dici alla mamma che non ho mangiato, allora io dico che te ieri, no? Quindi ci sono. E dall'altro lato però anche dai sensi di colpa, perché non sanno come aiutare la sorella, sanno che magari facendo in quel modo non l'aiutano, però allo stesso tempo gli dispiace magari. Quindi esatto. E poi soprattutto per i maschi, per i fratelli, soprattutto se sono più grandi, spesso sono proprio fanno parte anche della formazione del sintomo, è una causa, può essere proprio la loro presenza, lì dove ad esempio la madre tende a metterli al posto del padre come funzione paterna, no? Dove lì magari c'è un padre assente. Allora, quindi abbiamo tempo forse per un'altra domanda. Mi chiamo Serena, scrivo da Prato. Perché se l'attacco di panico, ci chiede, è una malattia psicologica, fa tanto male e fa soffrire fisicamente? Sì, l'attacco di panico è una malattia che tocca il corpo, ma tocca anche l'immaginazione. Perché? Perché chi soffre di attacco di panico in realtà immagina. Immagina di avere cose che in realtà non ha, non perché nel corpo non soffra, anzi chi ha l'attacco di panico fisicamente soffre molto, quindi le sensazioni che ha sono reali, è che nel corpo non accade quello che loro immaginano che stia accadendo. Quindi ad esempio una persona è convinta e certa che sia in atto un infarto, quindi che sto avendo un infarto e i sintomi sono quelli e le sensazioni che prova sul corpo sono proprio quelle, quindi un forte dolore al petto, dolore al braccio, tutti i sintomi e ci sono, però in realtà nel corpo quello non sta accadendo. In questo senso è una questione che tocca anche l'immaginario. E quello che incontriamo in chi soffre dell'attacco di panico è che c'è una sorta quasi di frammentazione, no? Del corpo, come se questo corpo venga vissuto come debole, come fragile, come narcisisticamente non più funzionale come prima. E quindi il lavoro da fare qual è? Da un lato ripristinare un po' l'immagine che il soggetto ha del proprio corpo, dall'altro lato però è far emergere quella che è la questione che è tenuta lì sotto la cenere, no? dal sintomo del panico, quindi elaborare quella che poi è la causa vera che ha originato l'attacco di panico. Però ad esempio a differenza della colite è proprio questo, che comunque c'è la percezione che qualcosa del corpo il corpo non funziona più come prima. Perfetto, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ringraziamo la dottoressa Edi Marrucchi, psicoterapeuta e presidente dell'associazione Girotondo intorno al sogno, che ci ha parlato e ha risposto alle vostre domande in merito ai disagi psicologici e ai disturbi alimentari. Grazie dottoressa. Grazie a voi. E arrivederci alla prossima, grazie a tutti voi.